Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo qui su Ride 5, nuovo Gran Premio, nuovo campionato da iniziare con le Moto Naked, che siamo riusciti a prenderci l'Aprilia nel campionato scorso e quest'oggi la mettiamo subito in pista per vedere appunto come si comporta. Allora, campionato che ci vedrà su 4 gare: Blue Wet Circus, Vir, che non so qual è, Kyalami e Suzuka. Avremo una bella Yamaha R1M del 2020 nel caso in cui riuscissimo a vincere tutte, perché ci chiedono 145 punti, quindi dobbiamo necessariamente vincerle tutte. Sarà difficile, però ci proveremo come sempre. Allora, intanto andiamo a vederci la prima gara e soprattutto dovremo andarci a modificare la nostra Aprilia qui, che dobbiamo andare a portare tra i 300 e i 489, quindi vediamo un attimino. Dei soldi ce l'abbiamo, quindi possiamo stare un po' più tranquilli. Aspetta, era 489, e beh, partiamo già da 456, quindi non è, forse possiamo fare tutte queste migliorie. Allora, vediamo un attimo. Motore 4,73, subito così. Però ci abbiamo bisogno del primo kit. 1,500, ok. E queste sono 4,000. Spennemoli. Scarico. Questo ci togliamo sto coso, sto padellone. Bella, guarda, è cattiva, messo con lo scarico laterale. Dio, questo è un po' troppo. 4,79 andrebbe, eh. Questo non è male, bello, chi è? È enorme, cacchio. Questo invece so comunque laterali, l'SC Project pure non è male. E anche i MIV sono un po' bruttini. SC Project non è male comunque, eh. Penso che tutti comunque diano le stesse... Sì, hanno tutti la stessa performance, quindi è puramente estetico. La Grabovic non è male, a parte il prezzo, insomma. No, sono 800 crediti di tutti quanti, però mi piace molto l'SC Project. Questo con il coso carbon è molto molto figo. Anche questo tutto in titanium, però fa la sua porca figura, eh. Andiamo a questo di SC Project, dai, non mi dispiace. Quindi 4,79, spero di non essere arrivati già al massimo. Qui andremo a migliorarci un po' l'accelerazione, e ottimo. E non va ad aumentare la categoria, quindi ottimo così. Kit freni, questo sì, ma mi sa che andiamo troppo su. No, era 4,89, mi sa. Boh, vabbè, non ci ha dato avvisi, quindi comunque va bene pure questo. E sospensioni niente, cadere niente, cerchio, no, però pneumatici sì, li cambiamo subito. Però aspetta, i pneumatici andremo, infatti, andremo a sforare pure di tanto, cacchio. Con i cerchi invece 4,89, mi sa che ci stiamo proprio precisi. Andiamo di nuovo con i marchesini. Sì, infatti, penso che 4,89 era il massimo. Quindi andiamo a togliere gli specchietti e il portatarga con gli specchietti. Guarda quant'è cattiva sta moto. Veramente tanta roba. C'è la possibilità di cambiare perlomeno il colore? Quindi aspettate, mettendo il kit degli altri freni andremo infatti a perdere per poco. Va bene pure così, dai. Mi pare che c'è la possibilità di cambiare livrea, infatti. Vediamo un po' cosa c'è. E cambia. Ah, ok, sì. Più scura, e questa che è gialla, no, così non livrea non disponibile. Questa è la moto con questa livrea per poterla sbloccare. Che cazzo di sfiga! Scusa, devo comprarmi un'altra moto con questa livrea per sbloccarla. Vabbè, che sti cazzi, allora scusate, ma è così, no, sono troppo indietro. Va bene, e allora ci siamo. E via, possiamo scendere in pista, ragazzi. Speriamo di aver azzeccato le migliorie. Mi dispiace un po' per le gomme, in verità sono un po' con le gomme stock. Però abbiamo spinto un bel po' anche sulla componentistica, quindi purtroppo qualche cosa dovevamo rinunciare. Altrimenti dobbiamo puntare qualche pezzo inferiore per poter eventualmente andarci ad acquistare le gomme. Però vediamo, dai, vediamo anche come si comporta con queste stock. Allora, ovviamente non abbiamo le mescole, lunghezza della gara 3 giri, va bene, quindi ci portiamo subito in gara. Di nuovo Chas Nolan,
Stavolta dobbiamo cercare di battere, eh? Mamma mia, senti che rombo. Ovviamente stiamo tutti, non tutti con le stesse naked, però... se magari metto a mettere la freccia, cioè la freccia a marcia all'inizio. Mamma mia, come sale. Il rumore è assurdo. Senti quanto è cupo. Ah, ma questo è il tracciato che ci ha fatto fare all'inizio. Attenzione, qui è te pareva per terra che ci hanno toccato. Attenzione. Sono uscito con una marcia sbagliata. E vabbè, capito. Ma sarà tocca a tutti, raga, però. So che vi piace. E niente. Ce la faremo? E basta. Capito. Scusate, facciamo riavvia, vamo prima. Non so, non mi ci sto a trovare benissimo, vedo. Ma non vorrei che siano le gomme stock, che non... Mi manca un po' di maneggevolezza. Boh, vediamo. Se appunto non è data dalle gomme stock. Ovviamente non offrono forse lo stesso feeling delle gomme sportive da pista, insomma. Attenzione che in partenza siamo veramente andati male. Ma vediamo che fa come prima, eh. Poi c'è la rapportatura molto corta. Attenzione. Ok, dobbiamo cercare di arrivare davanti a Charles qua. Stavolta non è in sella. Attenzione, mamma mia, come gli sono entrato. Sono entrato troppo aggressivo. Dicevo, non è in sella la sua Suzuki. Attenzione qui, mamma mia. Per quanto l'abbia fatto all'inizio, ma non mi ricordo per niente. Qui c'è il curvone. Più che altro non so i punti di staccata. È un po' un casotto questa naked. Era abituato molto bene con la Honda. Entravo in curva praticamente pinzato. Cazzo, c'avevo pure un 10,7 di penalità ci ha dato. So quando avremmo fatto qualche taglio o qualcosa, forse qualche curva un po' troppo allegrotta. Guarda questo. Quindi vabbè, diciamo che il vincerle tutte è quanto difficoltoso, se non impossibile. Io questo con la MT entra tutto. Sto sbacchettando. Oh, cazzarola com'è partita. Secondo me manca il feeling per via delle gomme, raga. E quindi più di tanto non posso usare. O vediamo se c'è qualcuno davanti con le gomme comunque stock o meno. E se mi fa fare delle modifiche tra una gara e l'altra, vediamo di togliere qualcosa e eventualmente acquistare le gomme sportive. Secondo me abbiamo fatto troppi... Se abbiamo fatto troppi livelli per quanto riguarda la modifica del motore. Se magari facciamo un clicchetto in meno, forse riusciremo a prenderci le gomme. A parte che fino a comunque è un boato sta cosa, però non so, è particolare come modo. Si porta veramente diversa, però è comunque una naked, non è una sportiva. Però scendere da una a salire su questa è un po' un casotto, poi cercare di... Che è? Mamma mia, che laggata, si sono accese le luci. Mamma, ha fatto una laggata paurosa ancora. E niente, è andata bene fino a mo. Ma che hanno acceso le luci, è iniziata a laggare. Attenzione. Non proprio la migliore del... Ancora. Non proprio la migliore delle gare questa, eh. Sa che... ci sudiamo qua in photo finish, un'ottava posizione. Oddio, tutti quelli davanti a me avevano le gomme stock, in verità.
Quindi è soltanto una questione, anche moto più inferiori di me, è semplicemente capire come si porta sta moto. Però voglio vedere un attimino com'è la situazione, se posso eventualmente metter mano alla moto tra una gara e l'altra. Vediamo un attimino, Credo di sì. Allora, mi sa che come motore abbiamo fatto il kit 2, infatti. Mettiamo un attimo il kit 1 e vediamo se con le gomme torniamo a essere... No, 5,38, niente, fa un balzo pauroso. Quindi, scusa, quell'altri non hanno fatto modifiche, ma hanno buttato giù le gomme, basta. Perché non avevamo tutti i gomme stock. Questo non me lo ricordo. Quindi praticamente hanno comprato solo gomme. Se no dovrei togliere molto più di modifiche per le gomme. Vabbè, ormai... Se no aspettate, scusa, dobbiamo far contrario. Scusate, allora andiamo dai pneumatici. Io le compro. Sì. Ok, lo so, non è idonea. Quindi cosa dovrei andare ad abbassare eventualmente? I freni? 5,44, cos'è il motore praticamente? No, 5,29. Scusa, dovrei togliere tutto a meno che... manco. Cerchi? Non so. Vabbè. Niente, rimontiamo questi, rimontiamo le modifiche del motore e andiamo così. Dobbiamo solo capire come portarla allora, a quanto pare. Però ho visto che gli altri non ci avevano comunque le stock di gomme. Comunque, vediamo un attimo. Circuito di Vir che... Ah, il Virginia International Raceway. Ok, quindi la parte più corta. Questo è un altro che mi devo cercare di ricordare, più che altro. C'era sicuramente anche nell'altro ride, però vatta a ricordare. Oddio, aspetta, questo è quello tutti i saliscendi. Aspetta che forse qualcosa mi ricordo. Vabbè. E... Oddio, non mi ricordo se avevo cambiato la catena. La catena comunque mi dava un po' di... Oppure no? No, no, la catena mi sa che non dava nessun tipo di miglioria, se non quella che eventualmente... Occhio! Lo sapevo. Eventualmente si poteva andare a... vabbè, capito, frate. Si poteva andare a... A colorare, tipo, cioè un altro colore di catena. Attenzione qui. Ah, che siamo partiti decisamente meglio. Occhio! Mamma mia, sì, me lo ricordo sto pezzo. Più che altro mi darà un casino dettaglio. Ah no! Oh no, forse perché non ho accelerato, quindi non ho guadagnato più di tanto. Visto questo con la pila che aveva iniziato a sbacchettare. Il problema è che quel pezzo è in pendenza, tipo capatappi di Laguna Seca, e non si vede quando inizia. Attenzione qui, qua siamo andati decisamente meglio, Su quell'altro ho faticato veramente tanto, ma va a capire perché. Boh, vabbè, approfittiamone, raga. Insomma, stavo andando una bella... Un bel distacco. Più che altro mi devo ricordare quel punto in cui si frena, perché sennò è un casino. In verità pure qua devo capire quando si frena. Perché se mi devo fare affidamento a sta linea, qui è già troppo tardi. Sta cosa comunque del metodo dinamico... Malgrado ancora non abbia avuto effettivamente dinamicità del meteo, cioè che magari iniziava a piovere eccetera, però ci sono sti squarci magari di sole, poi si annuvola, insomma non è male sicuramente, magari per le gare che ne so, le endurance. Oddio, come sono arrivato lungo qua, sarà più facile avere un po' di dinamicità in più. Su gara a tre giri c'è poco da avere dinamicità, insomma. Oh, comunque rimangono ancora dietro quelli, Malgrado, insomma, io di errori ne abbia fatti eppure tanti. Ci manteniamo sto secondo e 9 di margine, che non è male. Com'è questa da davanti?
Bello. Fatto bene comunque il gioco, raga, pure graficamente con la Unreal Engine ovviamente hanno fatto un salto in più, ma veramente non mi dispiace. Proprio come modello di guida diverte, veramente diverte. Cioè ora l'avete visto, c'ho praticamente tutto sbloccato e giusto la difficoltà dell'intelligenza artificiale, ma insomma quello non va a incidere sul modello di guida, ma solo sulla bravura dei nostri avversari. Però per il resto veramente si fa portare molto bene la moto e fa perdonare anche quando magari entri in maniera molto garibaldina, certo nei limiti ovviamente, però insomma l'avete visto, con le gomme giuste si riesce anche a fare delle belle staccate con i freni tirati fin dentro la curva. Comunque arriviamo in prima posizione, qui abbastanza easy, 4 secondi e 7 di margine, ci possiamo permettere anche di arrivare un po' così pinzato. Bah, ci sono quei volte in cui fatichi a bestia. Ah no, tutti standard però, no, ma io avevo visto, infatti queste sono con le mescole. Però secondo me dipende anche, ora che ci penso, da quanto parte la moto come punti. Cioè se tu c'hai già una moto che parte alta, ovviamente quando vai a montare i componenti è difficile che riesci a rimanere basso. Mentre mi viene da pensare magari la MT-07 parta più basso dei punti, e quindi questi sono riusciti a montare anche delle mescole, però non hai modifiche al motore, quindi vedete peccano moltissimo di prestazione, insomma, quindi ovviamente o una cosa o l'altra. Comunque buon primo piazzamento per noi, portiamo a casa 40 punticini che non sono male, però per quanto riguarda la moto bisognerebbe vincere tutte, ma già la prima insomma non siamo riusciti, abbiamo anche faticato pure troppo. Scusate. Quindi portiamo a casa, come ho detto, il primo punto, la prima vittoria. Poi non so perché ci porta qua. Secondo me mi porta fuori perché abbiamo già sbloccato quella successiva, quindi dice vabbè, è già sbloccata, vai appresso. Ma no, ma fammi finire quell'altra perlomeno, fammi capire, fammi decidere a me quello che voglio fare. Io le voglio finire e le facciamo tutte, insomma, e che cacchio. Comunque andiamo a Caglialami, circuito che questo ho fatto e conosco grosso modo, penso che lo affronteremo per la sua interezza. Sì, nubi sparse, ah no, attacca al tempo, ok, 1.55.9, vabbè, quindi saremo da soli, un po' come abbiamo fatto quello a Monza. Installa la nostra Aprilione, dobbiamo battere il tempo qui, attenzione che il tracciato è comunque abbastanza impegnativo, eh. Mi frega molto il fatto che abbia le marce molto corte, quindi mi scordo di mettere di salire di marcia. Ok, buona staccata di curva 1. Qua poi si sale. Ci si allarga per poi ristringersi per la parte ancora qui in salita. Sfruttiamo pure tutta la pista e anche un filino oltre. Ora qui c'è curvone qui in discesa. Quarta marcia in appoggio. Altro allungo, qui c'è una chicane in discesa, bisogna inserirsi un po' alla cieca, e poi qua c'è una curva a gomito che ci porterà poi, ho frenato un po' in anticipo, nell'ultimo settore con un bel allungo, qui si scollina e si scende. Curvone qui. La mia moto come si intraversa. Qua pure la parte molto stretta.
Possiamo 1,39. Gliela dovremmo fare, dai. Forse, se non famo errori qua. 47, 48, 49 e 52, dai, buono, ci abbiamo fatto abbastanza agevolmente, direi. Perché il tracciato lo conoscevo, grosso modo, quindi sono riuscito a fare un buon tempo. Ottimo così. Quindi, buona medaglia d'oro qui per noi. Purtroppo c'è quella nonna posizione. A parte ora abbiamo Suzuka, soltanto però la parte corta. Quindi c'è la parte dello snake iniziale e poi si ricongiunge con il rettilineo iniziale. Quindi è abbastanza semplice anche questo. E vediamo se non si risvegliano anche i nostri avversari, perché insomma vanno un po' a momenti. Può darsi che poi la pista gli piace, quindi bisogna prestare un po' attenzione. Anche qua il meteo nuvoloso, anche qui sono tre giri, quindi vediamo se anche qui andremo ad accendere le luci negli ultimi giri. Attenzione, cassa martello, via. Attenzione, cerchiamo di infilarci qua all'interno. Mamma mia, le sportellate. Mamma mia, mi stanno a ridare con gli interessi, cazzo. Attenzione, scusate, mi stava a grattare il sopracciglio. Attenzione qui. Cosa era difficile, eh? E tutta la parte guidata con lo snake, tutto questo susseguirsi di curve, poi c'è il pezzo in cui si ritorna già nell'ultimo settore. E qui, eccolo, infatti. Che cos'è? Si mette pure una zanzara, mi sa, dammi fastidio, porca trota. Cioè, è abbastanza complicata le sue qui. Vedi che si sono risvegliati. Attenzione qui, staccata di curva 1. Mamma mia, come arrivavamo pinzati. E madonna, una sportellata. Magari non manco per causa sua, ma si sono toccati tra di loro e si sono allargati. Oddio, mi pare che succedeva così anche nei precedenti ride, se non ricordo male. Che comunque su alcune piste erano veramente molto molto lenti, su altre dei mostri sacri. E questa è una tra quelle. Vediamo se riusciamo un po' a cucire il gap. Sono tre giri, cioè in totale sono tre giri, ce ne abbiamo ancora due. Attenzione qui. È molto infame quella curva, perché uno vuole aprire il gas il prima possibile, ma tende sempre a chiudere. Siamo decimi, ma il gruppetto ce l'abbiamo qui davanti. Quello è andato lunghissimo. Cerchiamo di infilarci qua all'interno, una traiettoria un po' diversa. E qui il cambio di direzione, con qualche sportellata cerchiamo di mantenere la posizione. Ma queste sono tutte le terza. No, cazzarola, partita amato sul cordolo praticamente. E occhio che sono arrivato lunghissima. Niente, non posso. Tutta sta laggata nel momento in cui accendono le luci, dannazione. Guarda, per poco mi fregava a photo finish. E niente, ottava posizione, veramente veramente lenti, malgrado il giro più veloce in verità, fatto meglio di un decimo rispetto al primo, però veramente veramente lenti. E niente, va bene, terminiamo questa serie di gare, vediamo un po' quanti punti abbiamo fatto. Adesso 14. Ok, 59.000 crediti, insomma non male, perlomeno siamo rientrati di quello che abbiamo speso per modificare la nostra Aprilia.
Vabbè, non siamo riusciti a portare a casa però la moto in palio, che era la Yamaha. Questa perché avremmo dovuto vincere tutti, ma veramente sia qua a Suzuka che alla prima gara vanno veramente tanto forti. Quindi sarà molto difficile eventualmente. Riproverò io da me, insomma, non, quando non sto registrando, se riesco eventualmente a riuscire a prenderci la moto. Allora, io direi, ragazzi, che ci possiamo anche salutare qui. Io, come sempre, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!